Aletta, tu ci troviamo qui alla Polisportiva di Campo Gagliano per un altro traguardo importante, il calcio a 5 con la nazionale tatuati. Sì, è un bellissimo momento perché siamo riusciti a raggruppare un sacco di persone che vengono da tutta Italia e non solo, perché oggi abbiamo 4 persone che sono addirittura arrivate dall'Australia, hanno anticipato il viaggio in Italia ed è bellissimo, tantissimi personaggi che si riuniscono solo per fare un po' di divertimento, di racchiudere un po' di arte e beneficenza nella stessa situazione, e questo è incredibile, molto divertente. Ci puoi svelare qualche nome di personaggio che a breve debutterà sul campo? Guarda, dietro di noi è appena arrivato Capitan Ventosa, è arrivato Gabbo di Squared, sono arrivate Daniele Battaglia, Toselli, ci sono tantissimi amici che vengono da tutta l'Italia e questo è veramente molto molto divertente. L'obiettivo della partita, oltre naturalmente a divertirsi, qual è? L'obiettivo è credo quello di divertirsi, no, stiamo cercando di raccogliere i fondi per fare dei corsi per i bambini, per non farli stare tanto sui social, ma fare un social diverso, che è quello di divertirsi insieme e di raggrupparsi, e vedere che sugli spalti adesso ci sono tanti bambini, questo mi fa veramente molto molto piacere. Capitan Ventosa, sei pronto a scendere in campo? Sì, ho già messo le scarpe, sono in pelle come vedete, sono stupende, poi metto questi ammenicoli, ma di base io gioco così, alla grande. Quali sorprese ci riserverà in campo? Ma innanzitutto abbiamo un'ambulanza, quindi siamo tutti più che sereni. Poi, a parte gli scherzi, visto lo scopo benefico, sono ben contento di esserci. Come sei diventato amico di Ale Tattoo? Ale Tattoo perché io non ho neanche un tatuaggio e lui vuole convincermi. Ah, ok, quindi tu non sei un tatuato in realtà? A sorpresa no, oppure sì, lo scoprirete durante la partita. Magari ti farei tatuare in diretta? Durante la partita, di corsa. Colpo di scena. Un po' mossa, esatto, così, un flash. Grazie Capitan Ventosa. Ottimo, vi stimo e vi incoraggio, mi raccomando, fare del bene. Stefano Bonaccini, presidente della regione, ha fatto un pit stop qui da Ale Tattoo nel corso della campagna elettorale. No, no, sono venuto volentieri. No, chiamami lui. Anche perché è l'occasione per stare insieme a tanti amici, peraltro io abito qua a 150 metri, in questa palestra ho vinto anche un campionato provinciale di calcio a 5 un po' di anni fa, quindi insomma, e poi ringrazio Alle per questo invito, l'ho fatto molto volentieri. Lei è tatuato, Presidente? No, 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 non ho neanche un piccolo tatuaggio, andiamo via. Ma quelle sono, come dire, scelte individuali, ognuno è libero giustamente di farne quali e quanti vuole. Com'è nata la sua amicizia con Alle Tattoo? No, ma in verità non è che siamo amici dal punto di vista di conoscenza, però mi ha chiesto di poter partecipare, so quanto lui è impegnato e apprezzato nel campo in cui lavora e opera a livello internazionale addirittura, e quindi sono venuto molto volentieri.